No. E nessuno di noi pensa di essere uno scienziato, glielo voglio dire così scambiamo il campo. Io sono abituata e quando sto poco bene, mi è capitato più volte nella vita, vado dal medico specializzato, non leggo testi scientifici. Di solito ho un problema, ho la pressione alta, vado a parlare con un cardiologo, ho la gastrite, vado a parlare con un medico internista. Cioè, di solito mi rivolgo a chi sa, non è che mi metto a studiare in giro su Wikipedia, questo faccio io, però forse sono scema. Ma lascia perdere Wikipedia, ma scusa, ma tutta la letteratura. Adesso ti risita Pollard di nuovo. La letteratura internazionale abbondante che è critica su questa politica vaccinale. Io ma non lo volete ammettere, ma perché? Non è allora affatto critica. Abbiamo vaccinato quasi 6 miliardi di persone, tutti d'accordo. No, abbiamo non sto chiesto affatto, che perché tu stai facendo disinformazione e terrorismo sanitario. Posso abbiamo parlare un secondo? Allora sia. Vorrei ricordare. Allora, adesso parla chi paura e poi parlare Molinari. No, miseria. Perché tu fai disinformazione sanitaria. Posso parlare, Mirta? Sei chiamato a interrompere le persone dappertutto. Non è che interrompe, può parlare lui dopo di lei, no? Contro, adesso parla Cecchi Paone. Ho capito, ma mi fate finire un discorso con un discorso che abbia un senso. Beh, non ha senso, questo è il problema. Non ha senso, questo è il problema. Semplicemente per dire un dogmatismo e il resto non si può discutere. Allora, esiste un filone scientifico internazionale che è critico. Nessuno dice, ormai ci sono, ripeto, Sir Andrew Pollard, direttore della no, scusate, scusatemi. E quindi allora, il problema non è interrompere, Contri, però scusi, il problema non è interrompere, che se lei dice un dato che io considero del tutto sbagliato, perché quel tema del 2021 è stato spiegato decine di volte, l'altro giorno il sottosegretario Ausiliari è voluto spiegarlo qui. Nel 2020 eravamo in lockdown, nel 2021 eravamo aperti, eravamo all'inizio della campagna vaccinale. Cioè, è inutile che ripetiamo sempre le stesse cose, per me alcune cose sono date. Sileri, ti informo che Sileri fa il proctologo, va bene? No. Sileri che si è permesso di dire che io dico stupidaggini. Fa il chirurgo addominale ordinario a San Raffaele. Per cortesia, veramente imbarazzante, è irriconoscibile. Mi fai dire due cose? Due parole, ma c'è anche chi tu, sanno anche tu cosa ne ma, sai di scienza? Ci sono 6 miliardi di persone che hanno ricevuto un'iniezione di questi vaccini, appunto, sia dei vaccini tradizionali, quelli a DNA, che quelli nuovi a RNA. 6 miliardi, questo vuol dire che c'è un consenso mondiale, sia scientifico, sia di tutti gli enti regolatori seri, quelli occidentali, sia di tutti i governi. Allora, con tutto il rispetto di Sir Pollard, che io conosco benissimo, io mi fido del consenso scientifico e politico del mondo occidentale, che sta salvando il mondo da una catastrofe. L'ha salvata, ripeto, siamo tutti aperti, tutti in viaggio, tutti al cinema, tutti al teatro, tutti in discoteca, tutti al ristorante, tutti nei negozi allora, di Cimino, Molina, tutti liberi di andare in giro, grazie ai vaccini e a Green Pass. Chi ve lo vuole togliere vuole richiudervi. Voglio sentire Maurizio Molinari, anche perché Maurizio Molinari sul suo giornale